Ragazzi, buongiorno. Oggi siamo con Lucian Stanuc. Ciao ragazzi. Atleta di calisthenics, atleta torinese. L'ho fatto venire qua perché diversi di voi mi avete chiesto di farvi vedere un po' la planche lean. Allora abbiamo Lucian e ci spiegherà esattamente come eseguirla al meglio. Ok, ci siamo. Innanzitutto la planche lean è un lavoro importantissimo da fare per la planche, sia per prenderla, sia per aumentare i secondi, sia per capire come attivarsi muscolarmente in maniera corretta. Quindi adesso ve la farò vedere come andrebbe fatta in tenuta isometrica e poi vi spiegherò passo passo gli esercizi da fare più i lavori dinamici. Ok, andiamo a vederla. Innanzitutto vi posizionate come se stesse per fare un push up normale, quindi però con mani diciamo più allargate verso l'esterno per facilitare il lavoro sui polsi. Vi mettete con i piedi non in questo modo ma con il torso dei piedi, sì. Appoggiato per terra, e da qui vi sbilanciate in avanti e protraete le scapole e bisogna deprimere diciamo le spalle, quindi dovete sentire un lavoro sul dorsale. L'addome è anche lui, cioè bello contratto, il culo soprattutto è contratto. Se io spingo lui tiene anche... Sì, e quindi vi troverete in questa posizione. Da qui bisogna sbilanciare in avanti il più possibile fino a raggiungere diciamo mani altezza bacino più o meno, in questo modo. Esatto, mani, vedete come sono verso il bacino. Questo è difficile perché tutto il carico poi rimane anteriormente qua sulle spalle, quindi si arriva per gradi a questa posizione. Sì, ok. Io consiglio di approcciarlo all'inizio sempre in questo modo, magari senza appoggiare il dorso dei piedi, quindi così, sbilanciarsi il più possibile, quindi non magari troppo sbilanciato ma in una posizione che comunque riuscite a tenere per almeno 5-10 secondi, anche così va bene. Però l'importante è attivarsi muscolarmente correttamente, quindi bello in ollo, gluteo contratto e addome contratto, scapole protratte sempre, e dovete sentire proprio il lavoro sul deltoide anteriore e tutta sta parte qua. Ecco, consigli, quanti secondi bisogna tenere questo esercizio per avere già un buon livello? Ok, allora potete allenarlo in vari modi. Io consiglio di appunto trovare una posizione di sbilanciamento dove riuscite a tenere per almeno 5-10 secondi minimo. Per 5 serie va benissimo per allenare così. Questo lavoro è utile sia quando avete tuck planche ma anche quando avete full planche, perché è un lavoro molto importante, isometrico, e che vi fa capire appunto il movimento di tutti i muscoli del corpo nella planche. Importante perché poi te lo chiederanno: quando fai questi esercizi isometrici, respiri, li fai in apnea o cosa succede? Sì, bisogna respirare, assolutamente. Ok. Questo lavoro lo potete fare anche diciamo dinamico, quindi magari nei giorni alternate giorni di dinamico e statico, quindi vi mettete sempre in questa posizione, però sbilanciate soltanto, tenete 1-2 secondi e ritornate. Quindi da qua, andate avanti e ritornate. Andate avanti, sbilanciate, tenete 1-2 secondi e ritornate. Ottimo. 4-5 sbilanciamenti vanno bene. Sì, 4-5 sì. Ok, altri consigli che su questo esercizio, varianti, step successivi? Allora, uno step successivo sarebbe quello di alzare. Quindi prendiamo le nostre parallele, possiamo farlo anche per terra, anelli, dove vogliamo. Ok. Sì. Prendiamo le parallele, anche, quindi, e questo si chiama stacco da lean. Cosa vuol dire? Possiamo farlo sia in tuck, quindi sempre in questo modo, sbilanciamo bene, attiviamo bene i muscoli, le spalle, il dorso, deprimiamo le spalle, attiviamo bene il dorso, culo contratto, da qui alziamo. Ottimo, bravo. Poi, dopo che diventiamo forte in tuck e pan stack, possiamo approcciare in straddle. Quindi ci posizioniamo a gambe divaricate, attiviamo sempre i muscoli della planche bene, ci sbilanciamo, dobbiamo essere un pezzoni. Questo possiamo farlo sia a ripetizioni, magari tenendo 1-2 secondi, magari oppure appunto fare secondaggi, cioè stacchiamo in straddle e poi teniamo. Bene Lucian, penso che qua sulla planche lean hai già detto fin troppo, quindi mi raccomando, visto che ha faticato, l'abbiamo fatto faticare oggi, mi raccomando, pollice all'insù per Lucian,
Poi metto i suoi contatti qua sotto in descrizione del video, andate a seguirlo su Instagram perché mostra soente come si allena e gli esercizi che mette nelle sue progressioni d'allenamento. Dai, è stato un piacere anche oggi, ci vediamo. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.